Carissime, carissimi, un grazie per essere qui e un benvenuto ai nuovi o alle nuove interessate. Riassunto. Nessuno sa tutto e nessuno insegna tutto. Il maestro è allievo del suo allievo e l'allievo è maestro del suo maestro. Chi ha cresciuto figli o figlie ha imparato da loro come allevarli, non dagli altri. Ricercatore è la persona che in prima persona analizza le proprie ricerche, non la persona che si affida al giudizio, alle credenze o al risultato di altre persone che magari diffondono esperienze di altri ma che non hanno mai eseguito. Ricercatore è quella persona che indaga e arriva fino in fondo all'analisi e alle sue prove direttamente sul campo, non solo sui libri. Se è una teoria, resta ed è una teoria, non un fatto. Punto. Abbiamo visto e stiamo vedendo il grande inganno da parte del sistema di informazione su tutti i settori, da quello della politica, e vi invito a diffidare da chiunque porta avanti il programma politico. Cambiano le persone, ma lo scopo è sempre quello, soggiogare ed ingannare il popolo. E lo fanno sempre con dei simboli bene in vista. Vogliamo fare un esempio? Gli attenti, le attente, sanno di tutto questo da molto tempo, simboli di cui non ho mai parlato su questo canale, simboli che hanno a che fare con la massoneria e vanno dal compasso alla piramide, all'occhio, eccetera. Si tratta di simboli che sono ovunque, nelle chiese, sulle banconote, le marche delle automobili. Trovate il mondo se indagate, però questo vi permette di scoprire quanto anche le persone che si pensa siano dalla vostra parte sono invece da quella di chi vuole rimanere a soggiogare e a prendere in giro il popolo. Quindi osservate bene i loghi, anche dei medici famosi che vi stanno magari dicendo quello che vi fa piacere vi dicano. Con questo mio intervento dal titolo La truffa della paura nucleare non voglio servirvi nulla sul piatto, nessuna prova, perché è arrivato il momento che ognuno si prodighi caricandosi il proprio zaino sulle proprie spalle ed inizi a muoversi senza alcuna brigata, senza alcuna associazione o unione, come è sempre stato su questo canale, e faccia le proprie indagini, le proprie verifiche e smetta di seguire gli altri o le opinioni degli altri. Il maestro di voi stessi siete voi stessi, voi stesse. Su internet ci sono molte menzogne della storia passata e presente. Molti credono, siamo nel 2022, che gli Stati Uniti siano una superpotenza nucleare che non può essere sconfitta da nessuno. Tutti i nemici statunitensi possono essere spazzati via dalle armi nucleari statunitensi. In realtà, fortunatamente, gli USA non hanno assolutamente armi nucleari di distruzione di massa. Qualsiasi stronzata contraria sono bugie, propaganda e manipolazioni statunitensi dal 1945. Potete continuare a credere, ma credere è nemico di conoscere. Cercate Galen Windsor, The Plutonian Hoax Nuclear Scare, anche se ormai si trova poco visto che hanno cancellato molto. La carognata militare del 6 agosto 1945 sull'esplosione della fissione nucleare è stata creata da Harry Truman e dal suo predecessore Franklin Delano Roosevelt e ancora oggi funziona benissimo anche attraverso i governi stranieri come la Russia o ex URSS, Regno Unito, Francia, Cina e la Corea del Nord. I media, le forze armate fuori di testa e molti fisici nucleari, compresi moltissimi vincitori del premio Nobel, che non possono ottenere un lavoro migliore che mentire per i loro governi. Questo è l'unico vero lavoro che molti fisici possono fare, a parte quello di essere insegnanti di fisica a scuola, sottopagati magari. Questa paura viene alimentata dai media mainstream, esperti nella pubblicazione di informazioni o notizie false, perché i veri giornalisti sono stati soppiantati dalla IASINO. Mi aspetterei che la scienza venga usata per mezzi pacifici, invece no. Dagli anni 30-40 la scienza è stata usata per sviluppare armi e materiali di offesa, per far esplodere e distruggere il mondo intero. Tutti i leader politici come Stalin, Franklin Delano Roosevelt erano in testa. Hanno veramente ingannato il mondo intero.
e i loro successori copiano, incollano semplicemente le cazzate, adesso che siamo nel 2022. La CIA e il Mossad hanno appena detto che la Repubblica Islamica dell'Iran costruirà bombe atomiche nel 2023, a meno che non rinnoveremo le sanzioni economiche contro di loro. Non ci sono prove che le sanzioni economiche fermino la costruzione della bomba atomica. Non dimenticate che c'è una guerra in atto, meglio, ce ne sono molte, ma ci fanno vedere che ce n'è una in particolare. E già impauriti, pensate a cosa fare in caso che scoppi una guerra nucleare. Dal 1945 sono state costruite 10.000 bombe atomiche, ma segrete. Sono state trasportate in giro, maltrattate, sganciate per errore, ci hanno detto, ma nessuna è mai esplosa. Il motivo è che una vera bomba atomica non può esplodere. È fisicamente impossibile. La fissione esplosiva militare è pseudoscienza, come il globo, come altre cose che insegnano a scuola o che hanno fatto credere per non ammalarsi. La ricerca sullo sviluppo di armi nucleari per distruggere il mondo e i civili è stata intrapresa inizialmente durante la Seconda Guerra Mondiale da Stati Uniti in collaborazione con Regno Unito e Canada, Germania, Giappone e URSS. Gli Stati Uniti sono stati i primi ed è l'unico paese che ha usato un'arma nucleare in guerra, dove ci dicono che ha usato due bombe contro il Giappone nell'agosto 1945. Dopo essersi arresi per porre fine alla guerra, Germania e Giappone hanno cessato di essere coinvolti in qualsiasi ricerca sulle armi nucleari. Nell'agosto 1949 l'URSS ha testato un'arma nucleare, diventando il secondo paese a far esplodere una bomba nucleare. Il Regno Unito ha testato per la prima volta un'arma nucleare nell'ottobre 1952. La Francia ha testato per la prima volta un'arma nucleare nel 1960. La Repubblica Popolare Cinese ha fatto esplodere un'arma nucleare nel 1964. L'India ha condotto il suo primo test nucleare nel 1974, che a sua volta ha spinto il Pakistan a sviluppare il proprio programma nucleare. Quando l'India ha condotto una seconda serie di test nucleari nel 1998, il Pakistan ha seguito una serie di prove proprie. Nel 2006 la Corea del Nord ha condotto il suo primo test nucleare. In realtà nessuno di questi paesi ha mai fatto esplodere bombe nucleari, lo hanno solo simulato. E mi fermo qui perché non ci sono prove che i paesi che ho appena nominato abbiano sviluppato armi nucleari. È solo stupida propaganda da parte di ciarlatani. Nessuna bomba atomica è esplosa in Giappone e nessun uranio è mai stato estratto in luoghi segreti della Germania dell'Est fra il 1945 e il 1991 per costruire bombe. Lo START, Strategic Arm Reduction Treaty, trattato di riduzione delle armi strategiche tra USA e Russia, ascoltate bene, è scaduto il 5 febbraio 2021. È un trattato sulle armi nucleari inutili, non funzionanti, vale a dire tutte. Sarebbe da raccomandare ai presidenti Biden e Putin di gettarlo nel cestino della carta straccia, quel trattato. Invece no, perché siccome non sono nemici, ma ci fanno credere di esserlo, pensate un po', hanno esteso il trattato per altri 5 anni, fino al 2026. Le armi nucleari false guideranno il mondo per altri 5 anni. D'altronde, il 22 gennaio 2021 è entrato in vigore il trattato sulla proibizione delle armi nucleari, quindi le armi nucleari difficilmente possono essere utilizzate. È triste che nessuno possa dire che le armi nucleari siano una sciocchezza dal 1945. Ma nel 2022 in realtà nulla si muove per le armi nucleari. Niente. Assolutamente niente. Ciao, Dino.